Nella sezione, diciamo, adesso presente, impareremo, passeremo dalla creazione di una tabella pivot alla creazione di un grafico pivot. La nostra attenzione è sempre focalizzata sulla frequenza, quindi sulla quantità, sulla frequenza con cui si verificano determinati incarichi relativamente alla provenienza, per cui nella tabella abbiamo visto che gli incarichi hanno una determinata provenienza, provengono dalla consulenza esterna, possono provenire da una sede diversa da quella centrale che è Roma, da una sede che è quella di Napoli, dalla sede che è quella di Salerno e così via. Quindi abbiamo un 200 incarichi che sono stati registrati in database, ciascun incarico proviene da una determinata sede dell'azienda, perché la società di consulenza che stiamo considerando è una società che eroga consulenza attraverso tante sedi, per cui stiamo studiando da quali sedi arrivano gli incarichi di consulenza. Per la creazione del grafico relativo alla frequenza utilizzeremo due grafici, un grafico che prenderà in considerazione la percentuale, ci dirà ad esempio il 72, il 73% degli incarichi proviene dalla consulenza esterna, il resto proviene da Roma, da Napoli, da Salerno e così via. Quindi sarà un grafico a torta, cioè il grafico a torta è quello che esprime in maniera, diciamo, più significativa, più evidente la percentuale della frequenza. Poi ci sarà un semplice istogramma che si limiterà ad evidenziare quanti incarichi effettivi come numero piuttosto che come percentuale provengono dalla sede di Roma, quanti provengono dalla sede di Napoli, quanti dalla sede di Salerno, quanti invece incarichi provengono dalla consulenza esterna. Allora, abbiamo il nostro database, come vediamo, diciamo, molto semplice, c'è la data dell'incarico, la provenienza, la zona geografica e così via del cliente. Quello che vogliamo analizzare adesso è, appunto, ancora attraverso il grafico, la provenienza degli incarichi. Da dove derivano i miei incarichi, da dove derivano i miei clienti. Abbiamo già una tabella, come vediamo, che ci fa vedere diciamo, i numeri, 145 incarichi, quindi il 72% dalla consulenza esterna, il resto da Napoli, da Roma e così via, espressi in numeri, espressi in percentuale, grazie allo strumento della tabella pivot. Torno nel database dei dati e a questo punto vado su inserisci, tabella tavo, piuttosto che fare riferimento alla tabella faccio riferimento al grafico. Come vediamo già compaiono i dati selezionati, cioè tutto il database. A questo punto vado avanti, scelgo la provenienza dell'incarico quindi, e lo trascino all'interno del quadrante riservato ai campi asse categorie. Dopodiché la stessa provenienza dell'incarico la trascino all'interno dei valori. Avendo già determinato il fatto che voglio un grafico, come vediamo nella zona sottostante già abbiamo un grafico creato automaticamente a torta che mi fa vedere, vedete, tutto quel colore blu è la consulenza esterna e poi quindi la provenienza della consulenza esterna. Ovviamente il grafico, se vado in layout rapido, può essere modificato con delle scelte, delle opzioni già predefinite che evidenziano in maniera, diciamo, più puntuale l'informazione. In questo caso evidenziano l'etichetta ed evidenziano la percentuale. Il grafico è stato creato su un foglio automaticamente, per cui a questo foglio do un nome, un titolo, torta, provenienza. Quindi per ricordarmi che si tratta di un grafico a torta e per ricordarmi che si tratta di un'analisi relativa alla provenienza. A questo punto invece costruisco l'istogramma, per cui vado sempre in tabella pivot, grafici, grafico. A questo punto sempre provenienza incarico viene spostata all'interno del quadrante, sia dei campi asse sia dei valori. Piuttosto che fare riferimento all'automatico, diciamo, torta, vado in cambia tipo di grafico e mi scelgo l'istogramma. Ecco, come vediamo già i dati sono disposti, la frequenza è disposta
nell'istogramma in maniera puntuale. La consulenza esterna, vedete, supera di poco la barra dei 140 evidenziata nel grafico, perché ammonta a 142. Do un titolo al foglio e ho creato anche il grafico, in questo caso l'istogramma, relativo alla provenienza degli incarichi. Quindi attraverso la tabella precedentemente, che mi esprimeva in maniera puntuale e in maniera percentuale la provenienza degli incarichi e quindi la frequenza, adesso la frequenza l'ho studiata attraverso i grafici, cioè l'ho analizzata visualizzando l'informazione attraverso il grafico a torta e attraverso l'istogramma. Grafico a torta per quanto riguarda, ripetiamo, la percentuale, istogramma per quanto riguarda il dato puntuale.